Bene, ci troviamo in questa splendida cornice con il Memorial Massimo Calori, ma c'è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, anche se in quel 2000 ci ha fatto veramente sorridere, esultare, Alessio Sartori dalla canoa, adesso sulla terraferma, possiamo dire così. Sì, buonasera a tutti, è vero, abbiamo fatto un passaggio diciamo molto importante, da atleta ora rivesto la carica di assessore allo sport nel comune di Sabaudia, nonché vice sindaco, e questa sera ho l'onore di presenziare a questo torneo dedicato a Massimo Calori, che ho avuto anche il piacere di conoscere, quindi ancora di più sento questa manifestazione. Ecco, Calori, stare dall'altra parte, diciamo, quando si è un atleta, l'importanza di rivestire una figura molto importante, soprattutto quando ci sono grossi appuntamenti come è quelli appunto delle Olimpiadi, però poi che cosa si deve trasmettere quando si è al di fuori dell'acqua? Ma sicuramente l'obiettivo che la nostra amministrazione si è prefissa è che dobbiamo mettere in condizioni qualsiasi persona, a qualsiasi livello vuole praticare lo sport, di avere le strutture agibili, idonee e comunque riuscire a praticare il proprio sport nella massima sicurezza. Quindi questo è il primo obiettivo principale che ci siamo posti. Dopodiché noi ecco, incentiviamo la pratica sportiva perché è segno di aggregazione e è molto molto importante, stiamo cercando anche di evitare quelle piccole situazioni che si vanno a creare, quali dobbiamo comunque stare lontani dalla droga, da altre situazioni che purtroppo anche qui a Sabaudia a volte ci toccano. Ecco, è proprio Sabaudia, dove praticamente è un centro molto importante aver, come si dice, raccolto praticamente l'eredità di grandi campioni italiani e non solo, è un centro remistico dove forma veramente dei giovani molto molto importanti. Come si lavora in questa struttura? Ma noi siamo fortunati a Sabaudia perché abbiamo la possibilità di avere i corpi militari che hanno da parte loro hanno già una struttura che è simile alla federazione, quindi ottimi preparatori, ottime strutture, ottime imbarcazioni. E noi vorremmo sulla scia di questi corpi militari riuscire a far crescere, come dicevo prima, tutte le realtà sportive che ci sono all'interno del comune e non solo, portarne anche di altre nuove, quindi ampliare il bacino di offerta verso... Ce ne sono già pronti per qualche Olimpiade, qualche Mondiale, non possiamo naturalmente fare i nomi, però è anche perché non sarebbe divertente per gli atleti che lavorano intensamente. Ma la squadra stanno crescendo i giovani, stanno andando forte, non parliamo del futuro, parliamo del recente passato, a Rio sono state prese ben 7 medaglie, di cui 6 sono di Sabaudia, che fanno parte appunto Polizia, Fiamme Gialle, Marina Militare, Fiamme Oro. Quindi diciamo che... Veicolo trainante, non indifferente. Abbiamo una locomotiva che spinge forte. Ecco, da dove si parte in genere? Dai successi o si va sempre più a cercare se qualcosa non ha funzionato? Meglio, gli insuccessi, si sa, portano sempre grandi soddisfazioni perché è proprio da lì che si lavora. Sì, diciamo che con i successi si può lavorare bene, motivati dal fatto, dall'entusiasmo, ma non si smette mai di crescere e soprattutto di imparare. Quindi anche l'atleta più evoluto deve fare un esame di coscienza e rimboccarsi le maniche ogni anno, e l'atleta che comunque aspira a raggiungere ottimi risultati ha davanti a sé già un atleta formato che può copiare quello che già sta facendo da anni. Bene, su queste importanti parole del campione Sartori, un sorriso ancora nonostante tanti anni sono passati da quel grande successo, un ringraziamento e soprattutto un grande veicolo trainante per il futuro. Buona fortuna Sartori. Grazie, arrivederci. Con Mauro Pontesile andiamo all'anteprima di questa finale del Calori, un'assenza pesante per Bar Pontesile. Beh, è sempre brutto non poter giocare una finale, però purtroppo c'è stato questo inconveniente
è andata così. Sapremo riprende insomma con i ragazzi che ci sono in campo sicuramente. Ti vediamo abbastanza sereno, anche se scuro in volto per l'assenza proprio dovuta alla squalifica, un cartellino che può pesare nell'autonomia della squadra. Ma i ragazzi sono tutti bravi, quindi alla fine siamo in tanti apposta per ovviare a tutte queste mancanze, quindi può capitare una finale o un cartellino giallo o un cartellino rosso, insomma può capitare di saltare una finale, quindi per fortuna siamo tanti e bravi, quindi sapremo sopperire a questa cosa. Ecco, come vedi, come stai vivendo questa diciamo anteprima che vi porterà proprio a questa finale? No, tranquillamente, sono molto fiducioso per i ragazzi che ci sono, per il mister che è teso da stamattina, quindi gli darò una mano sotto quel punto di vista. Allora, Venerelli, autentico mattatore di questa sfida finale, il Terracina si aggiudica il premio più ambito di questo Memorial Callori grazie a un poker veramente di tuo personale, veramente ci hai messo tanto, hai trascinato la squadra alla vittoria finale. Innanzitutto bellissimo torneo organizzato alla perfezione, penso che in provincia diventerà il più bello quest'anno, l'altro anno, è la prima edizione mi sembra, sì, no? La prima edizione, bellissimo torneo. Ci siamo divertiti, una squadra d'amici, una bella finale giocata sicuramente da due belle squadre, pure loro, li conosco tutti i ragazzi, abbiamo giocato insieme. Ti aspettavi di poter apporre il sigillo a questa finale? No, non mi aspettavo che comunque avremmo, tra virgolette, dilagato così, sì, cioè perché loro comunque sono un'ottima squadra, ripeto, li conosco tutti, però abbiamo fatto, come si sa dire, la partita perfetta, anche se per un torneo è giusto dirlo, la partita perfetta abbiamo fatto. Bene, grazie a Venerelli, lo lasciamo ai festeggiamenti con la squadra e pronti per le premiazioni finali di questo Memorial.